Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Calcio italiano in lutto. È morto poco fa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio ancora increduli e senza parole. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Lorenzo Insigne ha espresso il suo dolore sui social per la morte di Vincenzo Marinelli, storico dirigente del Pescara. La perdita è stata sentita profondamente dalla squadra e dai tifosi. Il Pescara Calcio perde una figura centrale con la scomparsa di Marinelli. Il club lo ricorda come un presidente onorario sempre presente e appassionato, un vero pilastro per la squadra. Marinelli era una persona solare ed energica, sempre pronto a offrire sostegno nei momenti difficili. La sua vitalità e allegria erano contagiose, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di molti. Il club ricorda le tante fotografie che raccontano la vita e il contributo di Marinelli, momenti di gioia e passione che hanno segnato il suo percorso nel calcio. Le promozioni e le delusioni vissute insieme, con Marinelli sempre circondato da amici e giovani alla ricerca di consigli, sono ora parte di una storia indelebile. Il Pescara lo ricorda con una semplice immagine mentre camminava sul campo in attesa di una nuova partita, simbolo della sua umiltà e dedizione. Il presidente Daniele Sebastiani e tutta la Delfino Pescara 1936 si stringono ai familiari di Marinelli, esprimendo le loro più sentite condoglianze e affetto. Anche Lorenzo Insigne, che ha giocato con il Pescara nella stagione 2011-2012, ha reso omaggio a Marinelli con una foto sui social, condividendo il dolore per la perdita. Gaetano Brunetti, giornalista appassionato, ha raccontato con commozione la figura di Marinelli, celebrando il suo impatto nel mondo del calcio e la sua eredità duratura. Se volete condividere la vostra vicinanza, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio.